Buonasera, scusate, il mio tentennamento è il primo incontro che facciamo per i visti da vicino della 39esima edizione del Bergamo Film Meeting. Il primo incontro che avrà luogo appunto a breve è con il produttore di Amor Fati. Film di Claudia Varejão, un film appunto che è targato Portogallo, ma non solo, e appunto dovrebbe essere in linea con noi. Scusate, io non so dove guardare, ma João Matos dovrebbe essere lì sotto, eccolo. Buonasera, buonasera. Hola, buonasera. Ho anticipato che si tratta di una cordata produttiva, non è un film esclusivamente portoghese, ma in qualche modo è un film molto portoghese nello spirito. Tra l'altro, appunto, è un film che fa impressione guardare ora in questo momento di divisione tra le persone, di stacco, di distanza. Distanziamento sociale tra le persone, indico qui perché qui accanto a me c'è la nostra interprete Leonora, ed è invece un film che parla molto di legami, legami tra le persone, legame dell'unità col proprio doppio che non sempre è quello che ci si aspetta, diciamo, dal concetto di doppio. Com'è nata l'idea di realizzare questo film? E come è stata anche l'idea di allargare appunto la produzione ad altre nazioni, cioè Francia e Svizzera? Buonasera, è veramente un piacere essere qui con voi. I don't speak Italian, I just understand everything. Okay, so do you But need the first of all, interpretation? I think I do not need the translation for the questions. Really, I understood everything Okay, all that was right. said, but I understand, but I don't speak. All right. So, first of all, thank you very much for having the film there in these weird and crazy times to program, but thank you very much to keep the for keeping the festival alive. And to answer your question, it began from a very particular question of the director, even philosophical one, about how couples meet, how couples keep together. This for the first half of the question. And also we tried to make a kind of a panorama of Portugal, being that we shot all over the country, south, center of the country, north. We even went to the islands that there are some Portuguese islands in the Atlantic, although that's not present in the film. And the artistic idea of the film was, first of all, to understand relationships, and the second one, to make a panorama of the country. Maybe I'll let our colleague translator to translate, and then I'll answer the part about the three countries. Prima di tutto vi ringrazio molto per essere qui e per avermi invitato in questo periodo un po' pazzo e vi ringrazio anche perché mantenete bene viva l'anima del festival. Per rispondere alla prima domanda è stata un'idea della regista, ovvero la regista si è posta la seguente domanda: in che modo le coppie si incontrano? E abbiamo cercato attraverso questa domanda anche di delineare un panorama portoghese. Prendendo alcune regioni del Portogallo, dal sud al nord, ma non solo, ci siamo spinti fino alle isole dell'Atlantico, anche se a volte non sono presenti all'interno del film, per capire in che modo si creano le relazioni, innanzitutto, ma poi anche per fare una panoramica del Portogallo in sé. And for the part of the three countries in production of the film, one of the director's previous films, Amasan, was already co-production with Mira Films from Switzerland. And then we were already working with La Belle Affaire from France. And the idea was to make the film as financially competent as possible and also have an artistic input from these two countries. And so
the Portuguese financing system of cinema, may it be private or public, it's weak, as the country is very small. And so there was a need to find solutions outside, and it's something we do a lot in our films, which is to co-produce with other countries, namely European countries. Bene, per quanto riguarda invece la domanda della coproduzione, è stato appunto coprodotto con altri paesi. Innanzitutto la Svizzera, con cui avevamo già una collaborazione precedente, e poi abbiamo ricevuto anche un input artistico dalla Francia, un paese insomma che ha moltissimi input artistici da questo punto di vista. Il Portogallo è un paese infatti piccolo e quindi avevamo bisogno di spaziare un po' al di fuori dell'Europa. Com'è la reazione di un produttore quando un regista presenta un concetto che in fondo è un concetto appunto filosofico e molto astratto, molto vago? Qual è il rapporto di fiducia che è necessario per generare il film? Perché appunto ci va anche della fiducia e del coraggio, credo. Yes, it's actually it is the third film we've produced of Claudio Verjão, after Ramasan and The Darkest of the Cinema, which is another documentary. And it has a relations of trust that we know the work. In fact, the project in its beginning, it was not that easy to share, to understand fully what was the idea of the director. But as we had worked before, we felt there was a real possibility of working together and to try and find together, both directing and producing, the film we wanted to look for. And then we quickly understood that we had to build the film around the characters that we found. And there was a lot of work in finding these characters for almost a year, all through Portugal. And it's like you said, it's a relation of trust and of knowing each other and how what the director wants to do and how we can both do it together. Sì, allora, si tratta del terzo film che abbiamo prodotto. Prima c'è stato il film Amasane, poi abbiamo fatto anche un altro documentario. E sì, si tratta proprio di un atto di fiducia. Abbiamo avvertito la possibilità di poter lavorare sia a livello di regia che a livello di produzione. E come è stato detto, è proprio un atto di fiducia. Abbiamo creato il film che volevamo, però abbiamo visto che avremmo dovuto costruirlo più che altro sui personaggi che avevamo al suo interno. E quindi sì, ci siamo dovuti fidare. Ecco, per non lasciare slegato dalle immagini questa nostra conversazione, abbiamo il trailer, in modo che magari qualcuno che si trovasse a vedere questa conversazione senza aver visto il film possa essere anche invogliato, mi auguro, ad andare a vedere il film, che sarà disponibile sulla piattaforma ancora per almeno 48 ore, 24, 48, ok. Quindi andiamo il trailer, grazie. Nella canzone c'è l'incheng, kam metagadrami mi yeresa, pur bajaneren yergumasi. Եվ հենց այդ բաժանված մասն է, որ ամեն մեկը առանց վարանելու և հոգնելու խնդրում է իր կյանքում։ Միշտ, երբ մի սիրահար գտնում է իր մյուս կեսին, նրանց հանկարծակի համակում է ընկերության, հարազատության և սիրո մի տարօրինակ զգացում, այն աստիճան, որ անընդունելի են համարում բաժանվել իրարից, նույնիսկ մեկ ակնթարթով։ Thank you.
questo è solo il trailer di Amorfati, vi assicuro che è davvero un viaggio appunto non solo nel Portogallo. Il Portogallo è il luogo dove le immagini sono state filmate, dove i personaggi sono stati incontrati e raccolti, ma è proprio un viaggio in un concetto che è il concetto di unione, di armonia, poi appunto nel press book si parlava anche di Platone e di tutta una serie di argomenti appunto filosofici a corredo di questa di questo concept generale. La cosa sorprendente è che appunto questo concept, che può essere molto astratto appunto non solo attraverso la solidarietà del produttore, dei produttori, quindi anche la capacità di comprendere la profondità del progetto, passa poi nel film, ma attraverso uno strumento fondamentale, che è uno strumento fondamentale per la maggior parte dei film, ma per film come questo è indispensabile, cioè il montaggio. Quanto tempo ci è voluto per montare il film? Perché spesso le storie che non hanno i personaggi, le storie che non hanno nulla a che vedere tra di loro, sono concatenati attraverso una relazione di montaggio, e a volte è qualcosa che anche dal punto di vista emotivo crea un effetto intensissimo. Non vedo più Joao, però. Okay. Yeah. So, yes, it was a long process of editing. Throughout, I would say, 6 months, 9 months, we stopped in the middle just to reflect a little bit on what we had. And the film is made of not small stories, but different characters, and we intertwine them in the structure of the film. We go from one group of characters to another group of characters to another group of characters, then we come back. And so the idea was to kind of find these connections that bring people together, that are somewhat common to everyone, but at the same time very private and intimate for each person. And the idea in the structure of the editing was to have this understanding of a more universal idea of connection, and also respecting the idea of intimate and private and personal connection of each of the characters. So to give them identity in their individual sense, but also to give them the idea that they share something with one another, although they don't know each other at all. So the idea of the editing was that, to shift and balance between a more universal experience and a more intimate and private experience of all of the characters. Sì, allora, per quanto riguarda l'editing, il montaggio si è infatti trattato di un processo molto lungo. Abbiamo passato più o meno dai 6 ai 9 mesi. In seguito ci siamo un attimo fermati per vedere quello che avevamo e abbiamo riflettuto un attimo su come lavorare rispetto a quanto avevamo. Il film è composto da differenti storie che sono interconnesse. Prima si vede una storia, poi se ne vede un'altra, e pian piano le concateniamo assieme. E si tratta di un'idea che vuole connettere e unire le persone, e vuole andare un attimo ad analizzare queste relazioni un po' più private. E l'idea del montaggio era proprio quella di avere una connessione universale, dare un po' di più identità alle persone, ma al contempo mantenere la loro privacy, la loro riservatezza, ma mostrare inoltre come condividevano qualcosa l'uno con l'altro. Quindi sì, si è trattato proprio di questo processo, cioè da una parte avere una connessione universale e un'identità, ma dall'altro anche la condivisione di storie con altri personaggi. Nel film si parla anche di temi delicati, si parla di vecchiaia e di morte, e sono dei temi che, per esperienza personale, i produttori italiani, per esempio, spesso allontanano da sé, vedono come qualcosa di difficilmente affrontabile, praticabile. Come è stato il vostro approccio?
Death is part of life, no, in the sense that the film had to deal with it. There is one character that died while we were editing the film, while we were shooting the film, sorry. And then we kind of felt we should have it in the film, although respecting the privacy of the one that loses the other. So in our case, it was just a question of dealing with something that happened. The film, well, there's also a birth in the film, and that was something that we decided to have on the film. When we met a certain character, we found out she was pregnant, and then we decided to shoot the birth. And so it's the question of thinking that life, life and death, birth and dying, it's part of life. Another important thing that happened in the film is that we kind of approach identities that sometimes are not are also victims of discrimination. Maybe the Gypsy community, maybe the LGBTQ community, and so this was important also to reflect on film, reflect on cinema in the cinema screen, also the various identities that do compile and construct the Portuguese and the European society. And this is something that we felt was very important for us, and it's kind of a responsibility that we had to be as diverse in this film as life is diverse in itself. So that was an idea to deal with different subjects and different identities and different groups, let's say. Ci sono domande tra... No. Allora. Posso? Ah, giusto. Sì. Certamente è una domanda molto importante. La morte fa parte della vita ed è un aspetto con cui ci dobbiamo confrontare. Mentre giravamo il documentario è addirittura morta una persona e abbiamo comunque sentito l'esigenza di averla presente all'interno del documentario. L'abbiamo voluta mostrare pur rispettando la riservatezza dell'altro personaggio. Non mostriamo solo la morte, mostriamo anche infatti una nascita. E uno dei personaggi all'interno del documentario, l'abbiamo scoperto, è incinta e quindi alla fine decidiamo anche di mostrare l'atto della nascita. Quindi abbiamo questi due aspetti, la vita e la morte, che fanno parte comunque della vita. Un altro aspetto molto importante che abbiamo deciso di mostrare all'interno del documentario è l'aspetto dell'identità. Abbiamo infatti alcuni gruppi all'interno di questo film che vengono discriminati, quali la comunità Gypsy oppure la comunità LGBT. E all'interno del documentario viene presentata un'importante riflessione su questi gruppi perché sono parte integrante della vita non solo portoghese ma anche della comunità europea più in senso lato. Quindi si tratta anche di una responsabilità del film di mostrare la vita proprio nella sua diversità, con tutte le diverse sfaccettature, tutti i suoi diversi gruppi. Ecco, ci dicevi che hai già collaborato e prodotto i precedenti documentari di Claudia. Di fronte a un'opera del genere uno si aspetta un ulteriore sforzo appunto in direzione sempre del cinema documentario. State lavorando a qualcosa? C'è il margine per lavorare al documentario in epoca di lockdown? So the reason I'm here and not Claudia talking to you is because we are now preparing our next film, and actually is a fiction film, a feature fiction film that we'll be shooting in the Azores, who are these islands in the middle of the Atlantic that are part of Portugal, and we are now getting ready to shoot. This pandemic situation is very hard for everyone and also for cinema. And in terms of the production of cinema, we spent almost, I don't know, 8 months, 9 months without shooting anything. And then slowly we are trying to find a way to make safe that we can go back to shooting, safe for the crew, the artistic crew, the technical crew, the people that are around us.
But I think it's a, we have to do something in the sense that we have to find a possible way, as you did, as festivals did, as cinema theaters did, as everyone is trying to find a way to keep cinema alive, and that we keep on making them, making films, and we keep on seeing films. So Claudio is preparing this new film to be shot in 3 months from now, which is her first fiction feature film after the documentaries she has done and after some short films she has done also in the past. But yeah, we have to keep on, we have to survive, and cinema has to survive, and we have to try to make it. Sì, bene, c'è un motivo per cui Claudia non è qui presente e non sta parlando con voi, è perché sta girando il suo nuovo lungometraggio di finzione. È appunto girato all'interno di un'isola atlantica del Portogallo, e la pandemia sta un po' rendendo difficile per tutti questo lavoro, anche per noi, anche per il cinema. Siamo stati infatti 8 mesi senza girare e abbiamo dovuto comunque trovare un modo per rendere il per girare, fare le riprese in modo sicuro, quindi che fosse sicuro magari per il personale tecnico, per il personale artistico, ma comunque c'è bisogno di fare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa, così come l'ha fatto il cinema, l'ha fatto il teatro, lo stiamo facendo un po' tutti. E quindi Claudia sta girando appunto questo suo nuovo lungometraggio che uscirà tra 3 mesi. Ma comunque abbiamo bisogno di sopravvivere in questa situazione. Ok, non sto ricevendo domande dal pubblico, ma appunto mi auguro che molti si colleghino alla piattaforma MyMovies per vedere Amorfati. Vi ripeto, sarà disponibile ancora per 48 ore ringrazio Joao e gli faccio un grande in bocca al lupo appunto per il lavoro e il lavoro faticoso e difficile di produrre cinema in questo momento storico. Grazie a tutti, grazie Joao. Thank you very much for you. Grazie mille. Grazie.